Siamo felicissimi di questo perché averlo pensato il 22 di giugno, cioè il giorno in cui ci è arrivata la lettera della procedura, aver pensato di essere arrivato a questo punto ci si sarebbe messo la firma subito. Io voglio fare un grosso ringraziamento ai nostri rappresentanti sindacali che hanno fatto un lavoro eccezionale. Voglio ringraziare anche il ministro Di Maio che ha mantenuto le promesse. Voglio ringraziare tutta la popolazione del territorio che ci è stata vicina, ha fatto un atto di solidarietà incredibile e chiaramente ancora c'è da fare tanto. Adesso c'è da fare la cosa altrettanto importante che è quella della reindustrializzazione. Questa volta la vogliamo fare in maniera come dire, migliore rispetto alla precedente. Vogliamo una reindustrializzazione seria. Vogliamo che questo stabilimento continui a essere il simbolo della crescita di questo territorio. Con questo accordo di oggi si leva dal tavolo i licenziamenti e questa è la soddisfazione più grande. Insomma, noi domani, il 3 di ottobre, saremmo dovuti essere tutti in NASPI, quindi licenziati a tutti gli effetti. Questa cosa è stata scongiurata e quindi insomma, siamo felicissimi di questo. Pensando alla tensione di ieri e cercando di immaginarci la mattina di oggi, avevo il timore proprio per un momento, c'è stato il timore di rivivere un'altra volta il 22 di giugno, nel senso che non si riuscisse a divenire, diciamo, un accordo che fosse soddisfacente un po' per tutto, perché qui bisognava tutelare i posti di lavoro, ma soprattutto guardare oltre alla reindustrializzazione del sito, quindi fare in modo che ci fossero le premesse sia per diciamo, agevolare chi voleva lasciare, ma chi riesce anche ad andare in pensione, ma soprattutto agevolare chi verrà e proverà a reindustrializzare questo sito. Per cui stamani diciamo tanti discorsi, perché ovviamente ognuno poi va a specchiarsi nell'accordo con la propria situazione personale, però in generale c'è, diciamo, un timido buon umore, o forse c'è anche un po' lo sbalordimento, lo stupore e anche, diciamo, il ripensare a tutto quello che abbiamo fatto, riguardarsi indietro e realizzare oggi che c'è stata una sorta di piccolo miracolo a cui hanno contribuito tante cose, tante persone, tante forze, perché a questo punto noi dobbiamo ringraziare veramente tutti. Allora, dobbiamo farci complimenti per come abbiamo gestito questa vicenda, per la civiltà con cui l'abbiamo portata avanti. Dobbiamo ringraziare il territorio che fin dal 29 di giugno ha risposto generoso al nostro appello, le istituzioni, le forze politiche, in particolare, devo dirlo, il ministro Di Maio, perché ha mantenuto la promessa. Era caldo, era agosto, eravamo sotto il sole, ma quelle parole le abbiamo udite bene e non sono rimaste un miraggio, sono diventate una realtà. Il 10 agosto, quando venne qui Di Maio, ci disse che ci aveva promesso questa integrazione, era l'unica cosa che volevamo perché il 2 settembre noi eravamo tutti licenziati, quindi anche per il territorio tutto sarebbe stato una catastrofe, diciamo così. Essere arrivati a stanotte a firmare un accordo di cassa integrazione, un anno di speranza in più, la reindustrializzazione, chi vuole cambiare lavoro, pensare alla possibilità e tutto. Insomma, penso che sia un risultato che non, a livello nazionale non sia mai successo. Francamente non lo ricordo. Potrei dire francamente si è fatto la storia, perché avere chiesto la reintroduzione della cassa integrazione che c'è stata attività, oltre a noi ne usufruiscono altre, minimo mi hanno detto 180-200.000 persone. E questo è un ringraziamento che mi viene di farlo al Ministro Di Maio perché ha mantenuto le promesse. Molto probabilmente se c'era qualcun altro ci avrebbe nemmeno considerato. Detto ciò, io ringrazio tutti, la popolazione di Figline che in questi 3 mesi tutta la solidarietà che abbiamo avuto e ci tengo a sottolinearlo, la solidarietà di tutti a livello nazionale, anche uno stinco internazionale, con tutti, è un risultato fantastico. Non posso dirvi le sensazioni che ho perché non riesco a descriverle. È un'emozione grande, ma grande, e siamo contentissimi. Di più non si poteva ottenere, veramente.